Benvenuti, oggi con gioia vi portiamo a Formello in provincia di Roma. Il comune si trova a 225 metri sul livello del mare e conta circa 13.500 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Gianfilippo Santi. Benvenuti qui a Formello. Come avete visto subito entrando, una delle prime meraviglie che si incontrano è un bellissimo affresco sotto la porta di entrata del comune. A questo punto poi sbuchiamo nella piazza San Lorenzo dove c'è il nostro bellissimo Palazzo Chigi, uno scrigno che si apre ai cittadini, ai viaggiatori. Abbiamo il Museo dell'Agroveglientano, abbiamo dei tesori bellissimi che sicuramente oggi verremo a scoprire. Viene collegato direttamente a San Pietro attraverso la via Francigena. Abbiamo due chiese stupende, abbiamo una chiesa, la chiesa di San Lorenzo, che è la chiesa patronale, e poi abbiamo la chiesa di San Michele Arcangelo, che ultimamente è oggetto di restauro continuo e stanno uscendo fuori dei magnifici affreschi. Centro storico è veramente un salotto, è oggetto di tantissime manifestazioni, abbiamo tantissimi bed and breakfast dove la gente si può fermare e ammirare queste nostre meraviglie. Abbiamo la Valle del Sorbo e abbiamo il famosissimo Santuario del Sorbo, dove la gente, oltre ad andare in pellegrinaggio, va sui prati, fa dei bellissimi picnic. Ho cercato di ricreare l'ambiente attraverso dei quadri che rappresentano esclusivamente Formello. Quindi abbiamo un Formello nella Lebbia, e abbiamo il Sorbo, abbiamo la Madonna del Sorbo, abbiamo tutti elementi che possono innalzare questa nostra cittadina. Io ci ho tenuto fortemente, la mia amministrazione ha tenuto fortemente al recupero di queste tradizioni. Thank you.
Formello prima di tutto è il paese che io amo, quindi il fatto di essere il sindaco e tutti gli altri amministratori con me, diciamo, viene in secondo luogo. Prima di tutto è il paese dove siamo nati, dove cercheremo di passare la nostra vita. Venire a Formello perché intanto è vicinissimo a Roma, quindi non si deve fare un lunghissimo viaggio, siamo a qualche decina di chilometri, e poi perché offre tutte queste meravigliose opportunità che abbiamo detto fino adesso, quindi il cibo, l'arte, la storia, la musica e tutto il resto. Con Don Mark andiamo a conoscere la comunità cristiana e le chiese di Formello. Formello, qui siete nella chiesa di San Lorenzo Martire, una chiesa molto antica. Secondo le fonti storiche, questa chiesa si nota nella bolla papale nel 1033, però la chiesa che vedete oggi ha preso questa forma nel 1554. Una bella chiesa e anche una bella comunità che è costituita anche dai formellesi nati, ma anche da quelli che sono venuti da fuori. C'è anche un'altra parte che sta alle rughe. È una bella comunità dove regna giustamente il cammino di ricerca di Cristo. La nostra missione è di poter annunciare il Vangelo a questo popolo. Quando il Vangelo viene accolto con gioia, questa fa anche la gioia del pastore. Il patrono è San Lorenzo Martire, un arcidiacono che è nato in Spagna nel IV secolo, e questo patrono noi lo celebriamo il 10 di agosto, sia la parte civile sia la parte ecclesiale. Abbiamo importante meridiana che è stata fatta da un sacerdote che era parroco di San Michele Arcangelo, si chiamava Luigi de Sanctis. Però nel 1958 questa meridiana è stata rimossa perché hanno messo un pavimento nuovo. Dopo, nel 2006, se mi ricordo bene, il mio predecessore ha trovato un pezzo della meridiana vecchia e da lì è partito il ripristino della meridiana. Adesso ce l'abbiamo. Dicono che il terzo della meridiana che troviamo nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma è una bellezza, è un patrimonio, e tanta gente, i pellegrini, passano qui e riescono a meravigliarsi. Di San Michele Arcangelo, le fonti ci dicono che si trova nelle chiese di San Lorenzo già dal 1200, cioè gli affreschi. È una chiesa che è poco utilizzata, è stata restaurata, però gli affreschi sono ancora da tirare fuori. Adesso l'Archeo Club sta facendo qualche cosa e ci sono anche persone di qua che giustamente hanno, direi, il ricordo, che hanno celebrato il matrimonio là e che vorrebbero quindi tornarci.
altro fascino per la nostra comunità. E da lì è partita questa devozione di andare al Sorbo. Quindi noi ci andiamo martedì di Pasqua. Quindi lasciamo, direi, quelli di Campagnano, perché appartiene a Campagnano, loro ci vanno lunedì di Pasqua e noi facciamo martedì. Quindi facciamo noi la Pasquetta formelese il martedì di Pasqua. Il messaggio che posso dare è che la nostra Chiesa ha bisogno giustamente di cercare sempre di più il nostro Maestro Cristo, perché essere cristiano è una bellezza oltre che una gioia di vivere. Io inviterei i formelesi a gioire, a desiderare sempre di più di amare Cristo, perché Cristo ci rende tutti fratelli e questa è la meraviglia che il buon Dio, il buon Cristo ci ha lasciato. Andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Formello. Siamo nel cuore del territorio formellese, precisamente alla Locanda degli Angeli, una piccola realtà accompagnata oggi da alcuni produttori della zona e anche dalla Prologo di Formello per allietare questa giornata. Adesso vi illustrerò con orgoglio dei prodotti tipici del territorio, alcuni realizzati dalla Prologo, alcuni realizzati proprio dalla Locanda degli Angeli. Iniziamo con le pizze fritte, che è un tipico piatto sfizioso del territorio ed è formato dalla pasta della pizza cresciuta e fritta, poi è condita con sale, olio oppure con lo zucchero e per i più piccini e anche grandi con la Nutella. Ci sono anche due paste molto importanti che non sono tipicamente del territorio, però sono romane. Quindi c'è la matriciana, fatta con il guanciale rigorosamente, pepe e pomodoro, pecorino assolutamente, e anche la cacio pepe cicoria, è una rivisitazione della cacio e pepe, quindi abbiamo aggiunto la cicoria e abbiamo aggiunto anche il pecorino romano. È con orgoglio che vi presentiamo un piatto tipico formellese che sono gli stracci o i cappellacci, e sono delle frittatine fatte con uova, farina e acqua. Si chiamano stracci perché le nostre nonne, appunto, quando ce li cuocevano per merenda oppure per pranzo, potevano rompersi in fase di cottura. Comunque buone, condite semplicemente con pomodoro, basilico e parmigiano, oppure in maniera più sfiziosa tagliate a rondelle con pecorino romano e parmigiano. Ognuno di noi ricorda appunto le nostre nonne quando si tratta di questo piatto che è il cuore vero di Formello. Un altro piatto è la panzanella, il pane raffermo di 3 o 4 giorni, che è tipico del centro Italia. E qui a Formello noi non sbricioliamo il pane, ma lo prendiamo, lo bagniamo e lo condiamo o in maniera tradizionale con pomodoro, basilico, sale e olio, oppure rivisitato con cetrioli, acciughe, olive nere e cipolla rossa. Infatti ne abbiamo un esempio eclatante proprio sul nostro tavolo. Poi non poteva mancare la cicorietta ripassata, che è un piatto molto sfizioso e da noi qui alla Locanda molto richiesto. La bruschetta è un piatto molto semplice. In questo caso è stato condito con l'olio di produzione di una persona del territorio, Berti Palma, e quindi è un olio che qui a Formello è molto pregiato. Appena l'olio viene fatto ha un retrogusto anche piccantino per poi scemare durante il corso dell'anno.
quindi ringraziamo Berti Palma. Per quanto riguarda il vino, invece abbiamo le Terre di Veio, è un vino molto conosciuto nella zona del territorio e racchiude storia, cultura e tradizione. Ci sono degli ottimi bianchi che possono accompagnare la nostra cacio pepe e cicoria e ci sono anche degli ottimi rossi che accompagnano la carne. Sempre di Terre di Veio abbiamo il miele e ci teniamo a precisare che le api si nutrono del nettare della vite. Quindi è veramente un miele che si accosta benissimo sia con i formaggi e sia con i piatti un pochino più dolci. Vi invitiamo a venire a Formello per degustare i nostri prodotti, perché ci sono tante realtà e tanti ristoranti pronti ad accogliervi. Vi aspettiamo a Formello! E siamo già qui, andiamo a visitare l'eccellenza del territorio, il Museo dell'Agro Veientano. La parola al direttore Yfke van Kampen. Sono formellese doc, sono qua da quasi 20 anni e sono direttore del Museo Civico di Formello, Museo dell'Agro Veientano. Veio era al centro di un grande territorio, la città etrusca di Veio. Formello lo è anche, c'è un territorio di riferimento, siamo all'interno del Parco di Veio, siamo all'interno di un sistema museale Maniat. Insomma, ogni comunità ha il suo riferimento. Nel nostro museo cerchiamo di raccontare tutte queste storie. E è un racconto lungo, copriamo praticamente 3 millenni, perché io inizio la storia degli Etruschi nel X secolo a.C., nell'età del bronzo finale, e la finisco con la Torre Civica di Andrea Bruno, e siamo nell'anno 2000, fate un po' i conti. Appunto, Formello faceva parte del territorio di Veio, che troviamo invece a Isola Farnese, a Roma, ma anche il territorio ha le sue storie da raccontare. E quindi, se facessimo un giro nel museo, potremmo ascoltare tutte queste storie. E cominciamo con la prima comunità e abbiamo le testimonianze come vivevano nelle capanne. Abbiamo fatto delle ricerche che cosa mangiavano. Nella stessa stanza troviamo anche un cane etrusco. Non sapevamo che esisteva questa razza, si pensava che fosse stata creata nel 1300. Invece troviamo già un segugio accanto al suo padrone, l'antenato di un ricco principe etrusco, dobbiamo immaginare. Ancora vediamo come abbiamo in ogni stanza un po' giocato tra contenuto e contenitore. C'è per esempio la tomba campana. Il marchese Campana era un ricco collezionista, banchiere, che ha ingannato tutti, ha annunciato al mondo una tomba nel 1843 con sculture, pitture, vasi bellissimi. Peccato che nel 1979 si scopre che è tutto un inganno. L'ha messo lui dentro, tutte le cose dentro la tomba. Noi raccontiamo queste storie ed altre. E quindi la vetrina che accoglie i vasi della collezione Campana è essa stessa il corridoio d'accesso verso la tomba. E abbiamo messo i vasi come una foto storica dell'epoca. Andando ancora avanti, scopriamo anche il tumulo di Montaguzzo, il tumulo Chigi, per noi veramente un faro sull'orizzonte, un segno nel territorio, ma lo era anche per gli Etruschi, volevano emergere, volevano far vedere che con quel tumulo, che in quel territorio c'era un principe, sappiamo anche il cognome, Pepuna, che aveva la proprietà del territorio circostante.
tutte le bellezze che stavano in quel sepolcro sono stati per decenni dentro i depositi a Roma. Noi siamo riusciti a farle di nuovo esporre qua a Formello. Andando ancora avanti, abbiamo altri tesori da scoprire. La stanza in cui mi trovo racconta molto dei doni votivi e lì abbiamo il passaggio proprio dall'età etrusca all'età romana e quindi scopriamo che per le diverse popolazioni gli stessi luoghi erano sacri e quindi la storia continua ancora. Andando poi ancora avanti nel nostro cammino, arriviamo all'età romana imperiale e lì c'è un vero tesoro da scoprire. Abbiamo un rilievo dedicato a Mitra che è di una tale finezza che meriterebbe da solo il viaggio verso Formello ed è una testimonianza di quanto non sappiamo ancora dall'età romana che sta intorno a noi. Mitra, forse lo sapete, era un concorrente di Cristo per i primi 3-4 secoli della nostra era e se vediamo quel rilievo possiamo ben capirlo. Abbiamo anche i tesori della catacomba di Montestallone, una testimonianza dei primi cristiani nel nostro territorio, e poi un altro cimelio molto importante, lo Statuto di Formello, 1544, che allora dette legge e adesso raccontiamo ai ragazzi delle scuole. Finiamo il nostro piccolo viaggio nel tempo con la stanza che arriva fino all'età barocca e quindi abbiamo anche tante belle maioliche che raccontano l'età rinascimentale. Per me ormai è casa, è un punto anche di riferimento per tutta una serie di discorsi, tutta una serie di scoperte, di ricerche che si allacciano con tutto quello che ci circonda. Abbiamo detto che ogni posto, ogni comunità ha all'interno di una rete ed è interessante scoprirlo. Per me Formello è stato questo, una continua scoperta. Spero che tutti possiate venire presto e ancora un'altra volta al museo, perché noi ogni volta faremo vedere cose nuove. Della Prologo di Formello, avete visto le bellezze del nostro paese e volevo invitarvi a venire a vedere dal vivo le nostre tradizioni e in particolare alla fine di giugno volevo invitarvi a venire a vedere la sfilata medievale. Come vedete siamo vestiti con i costumi tipici di una sfilata e vi aspetto tutti quanti con il cuore.
Formello vi aspetta con le bellezze del suo territorio. Per rivedere le puntate di Borghi Italia potete consultare il nostro sito Buone Passeggiate a Formello in provincia di Roma. Ciao!